Virtual Desktop non è solo l'app migliore per visualizzare il proprio desktop in realtà virtuale, ma anche per streamare video e giochi VR direttamente nel nostro visore. In questa guida andrò a sviscerarne tutti i settaggi uno per uno. Se invece cercate una guida che spiega come collegare il vostro visore con Virtual Desktop al PC, la trovate qui sopra o sotto in descrizione. Andate nell'apposita sezione appunto del video che vi ho linkato. Io utilizzo Virtual Desktop con un MetaQuest 3, però questa guida può essere utile anche per chi ha un Quest 1, un Quest 2, Pico 4, HTC Vive Focus e in generale qualsiasi visore che sia supportato dal programma per lo streaming wireless. Vi ricordo che per utilizzare in maniera ottimale Virtual Desktop dovrete configurare alla perfezione il vostro router. Come dovete fare, vi basta seguire questa guida qua sopra e trovate anche qui il link sotto in descrizione. Ciao a tutti amiche e amici, benvenuti nel canale, io sono Alessio. Prima di partire, volevo ricordarvi che questa guida ovviamente è aggiornata alla data d'uscita del video. Se usciranno ulteriori settaggi, ulteriori aggiornamenti dell'applicazione che escono a cadenza quasi mensile, vi ricordo che potete sempre consultare la guida scritta che terrò sempre aggiornata, perché ovviamente è molto più semplice tenerla aggiornata. Vi lascio il link della guida scritta proprio giù qua in descrizione. Se cercate invece un settaggio particolare, vi lascio anche i timestamps qua giù sempre in descrizione. Ci sono tutti i capitoli che vi permettono di trovare proprio il settings che state cercando. E ovviamente se ci saranno aggiornamenti grossi, grosse novità, magari farò un altro video e vi metterò il link sempre qui sotto in descrizione. Quindi se guardate questo video parecchio dopo l'uscita, dateci un'occhiata alla descrizione del video qui sotto. Virtual Desktop si compone di due componenti: l'applicazione che va acquistata e installata direttamente dallo store del visore. Vi ricordo che se avete un visore MetaQuest potrete acquistarla col 25% di sconto grazie al link che trovate sempre giù in descrizione. La seconda parte di Virtual Desktop va scaricata su PC ed è la Streamer App che va scaricata dal sito ufficiale di Virtual Desktop, link sempre indovinate dove in descrizione. Partiamo quindi dalle impostazioni proprio della Streamer App. Vi chiedo già scusa se leggo, ma ovviamente ci sono talmente tanti settaggi in questo programma che è impossibile ricordarseli tutti a memoria. La stragrande maggioranza dei settaggi li ho presi dal forum di Virtual Desktop su Reddit, però insomma tanti settaggi che vi spiego anche derivano, sono frutto della mia esperienza diretta col programma. Partiamo quindi dalla scheda Accounts. Qui vanno inseriti i nomi dei vari account che avete creato per accedere ai vostri visori Meta, Oculus, Pico o HTC Viveport. La scheda Bindings invece contiene delle scorciatoie da tastiera che permettono di cambiare monitor o attivare e disattivare la realtà virtuale senza utilizzare i controller del visore. Passiamo quindi alla scheda Option, che è quella più importante. Preferred codec, allora consente quindi di scegliere il codec tra H264, H264 più, HEVC, HEVC a 10 bit e AV1 a 10 bit. Si può lasciare su automatico oppure decidere quale usare a seconda dell'applicazione che si vuole utilizzare. H264 ha la latenza più bassa, ma non è efficiente come gli altri codec. H264 più ha un limite di bitrate più alto. Va bene per i racing o per i giochi frenetici, ma richiede condizioni di rete ideali ed è più instabile dalla mia esperienza. Consiglio quindi di usare l'H264 per questi generi. HEVC ha un'efficienza migliorata, a parità di bitrate si vede meglio rispetto all'H264, ma richiede un po' più di tempo per la codifica-decodifica. Il codec AV1 infine ha la migliore efficienza, ma richiede GPU della serie Nvidia 4000 o AMD della serie 7000 e funziona solo con Quest 3. La codifica a 10 bit migliora le sfumature di colore ed è consigliata per i giochi più dark, diciamo,
e dal gameplay meno frenetico, come gli horror, per esempio, oppure quei giochi che utilizzano palette cromatiche varie e sgargianti. Invece per i giochi frenetici è meglio non utilizzarla perché comunque aumenta ulteriormente la latenza. OpenXR Runtime consente di scegliere il runtime OpenXR che verrà utilizzato per impostazione predefinita al di fuori della scheda Games, che vediamo dopo. La scheda Games lo sceglie in automatico, invece il runtime. Si può scegliere anche qui comunque tra automatico, VDXR e SteamVR. In genere VDXR fornirà le migliori prestazioni con le applicazioni OpenXR, ovviamente dove possibile. Gamepad Emulation consente di scegliere fra automatico, Xbox e DualShock per quanto riguarda l'opzione per l'emulazione del gamepad per lo streaming desktop. Audio streaming, quindi con computer Holly l'audio non viene trasmesso in streaming al visore. VR Headset Holly è l'impostazione predefinita, l'audio viene trasmesso al visore e non al PC. Con VR Headset e computer, insomma l'avrete capito, l'audio viene trasmesso sia al PC che al visore. Use Virtual Audio Driver, imposta un driver audio virtuale invece di prendere il controllo del dispositivo audio predefinito e può essere utile in alcune situazioni e fornisce una maggiore compatibilità. Lasciatelo quindi attivo di default. Voice Meter Mode fornisce una maggiore compatibilità per chi usa i cavi audio virtuali, insomma, chi li usa sa cosa sono. Allow Remote Connection consente l'accesso alla ricerca da un'altra rete esterna a quella domestica, purché siano state aperte le porte 38.810, 38.820, 38.830 e 38.840. Encrypt Local Traffic consente di crittografare il traffico LAN locale. Generalmente non è necessario a meno che non ci si trovi su una rete pubblica, e con il bitrate che avrà comunque una notevole perdita di prestazioni. Automatically adjust bitrate. Attenzione, non attiva, come molti pensano, il bitrate dinamico, ma consente a Virtual Desktop con un test all'avvio dell'app di determinare il miglior bitrate per la propria rete per motivi sia di prestazioni che di latenza. Se volete sbloccare il massimo bitrate permesso dal codec, dovete deselezionare questa voce, occhio però sempre alle performance. Start with Windows consente di avviare automaticamente la Streamer App all'avvio del PC. Start Minimized in Tray lo tiene nascosto nella barra delle applicazioni all'avvio. Use Touch Input consente l'utilizzo dei controller del visore all'interno di Virtual Desktop. Lock Computer On Disconnect è un'opzione che si può abilitare per una maggiore sicurezza se il PC si trova in uno spazio condiviso, consente di bloccare automaticamente il PC alla disconnessione. Auto Select Microphone commuterà automaticamente il microfono predefinito con il microfono di Virtual Desktop al momento della connessione. Ask for Computer Access serve per chiedere sempre il permesso quando ci si connette per la prima volta al PC. Boost Game Priority aumenta la priorità della CPU nel gioco. Nella maggior parte dei casi questa cosa causa problemi, però in alcuni casi molto specifici può risolverne altri e quindi è meglio comunque lasciarlo disattivato. Scheda Media. Qui è possibile aggiungere cartelle che possono anche essere su dispositivi esterni come NAS, che contengono video che possono essere riprodotti in uno schermo gigante direttamente con Virtual Desktop. Scheda About. Se si fa clic su Check for Interfering Apps, Virtual Desktop eseguirà una scansione e fornirà opzioni per quanto riguarda la rimozione di ciascuna app che interferisce, ovviamente se presente. Check for Updates è un modo per verificare manualmente gli aggiornamenti della Streamer App. Però generalmente questa cosa non è necessario farla perché gli aggiornamenti dell'app del visore attiveranno automaticamente anche l'aggiornamento della Streamer App quando ci si va a connettere. Quindi se aggiornate l'applicazione del visore, quando connettete il visore al PC, anche la Streamer App si aggiornerà in automatico. Queste quindi erano tutte le impostazioni disponibili nella Streamer App.
Adesso andiamo a vedere le impostazioni vere e proprie nell'app del visore che si trovano nel menu che si può attivare premendo il tasto menu, per esempio, del vostro motion controller. Per quanto riguarda i visori Quest, il tasto menu che si trova sul controller sinistro. Scheda computers. Questa scheda mostrerà tutti i computer connessi insieme alla velocità di connessione e alla banda di rete che si vede in alto. Scheda Environments. Qui è possibile selezionare diversi ambienti nei quali visualizzare il desktop. Alcuni sono pensati apposta per la visione di film in VR, facendovi immaginare di trovarvi realmente in una sala cinema o in un salottino privato. C'è anche un ambiente pass-through che vi permette di visualizzare il vostro desktop virtuale nell'ambiente reale. Scheda Games. Questa scheda mostrerà tutti i giochi Steam e Oculus installati nel vostro PC, che possono essere avviati da qui direttamente. Anzi, si dovrebbero lanciare sempre da questa scheda quando possibile, ovviamente quando non partono, invece lanciateli direttamente o da Steam oppure dall'app Oculus. In alternativa è possibile avviare SteamVR dall'icona giù più in basso. Le esclusive Oculus invece possono essere avviate solamente da qui. Se non partono dovrete per forza utilizzare il Quest Link, ovviamente se avete un visore Quest, altrimenti vi attaccate purtroppo. Scheda Input. Qui potrete gestire varie opzioni di interazione dei controller del visore con il desktop e con le app e i programmi che eseguirete. È possibile decidere o no se usare i controller come puntatore del mouse, se usare l'hand tracking, simulare il gamepad con i controller del visore, eccetera. Sono tutte impostazioni molto semplici e anche sia da capire che da provare. Variano leggermente a seconda del visore che avete, ovviamente perché ogni visore ha i suoi controller, quindi non ha senso che vada a approfondire molto queste opzioni, se avete comunque dubbi su queste impostazioni, scrivetelo nei commenti. Scheda Settings, attenzione, tutte le opzioni in questo menu influenzano solo la visualizzazione del desktop e degli ambienti virtuali. I settaggi, invece, le impostazioni dedicati ai giochi e alle app in VR vengono gestiti nella scheda Streaming che vediamo dopo. Computers AutoConnect connette automaticamente il PC appena si avvia l'app. Show Games Tab apre la scheda Games all'avvio. Use Optimal Resolution ridimensiona automaticamente il desktop alla risoluzione ottimale per il dispositivo che si sta utilizzando, quindi consiglio di mantenerlo abilitato. Environment Quality regola la qualità degli ambienti virtuali presenti nella scheda Environments vista prima. Frame Rate permette di scegliere il frame rate del desktop virtuale, dipende dai refresh rate disponibili sul vostro visore. I 120 fps sono disponibili solo nell'ambiente Void. Desktop bitrate permette di scegliere il bitrate dello streaming del desktop virtuale. Videos, show hidden items permette di visualizzare i file nascosti di Windows. Screen Brightness aggiusta la luminosità del desktop virtuale. Dynamic Lighting permette di decidere quanto influisce la luce dinamica del desktop virtuale sugli elementi 3D dei vari ambienti di Virtual Desktop, proprio come la luce del vostro monitor reale influisce sull'illuminazione, insomma, della vostra stanza. Audio Background Music When Disconnected attiva la musica di sottofondo quando l'app è disconnessa al PC. Microphone Pass-Through permette di utilizzare il microfono del visore come se fosse un microfono collegato al PC. È possibile regolarne il volume e attivare la cancellazione del rumore. Advanced Option Allow Custom Orientation in All Environments consente di reimpostare l'orientamento in qualsiasi ambiente in modo da poter guardare il desktop quando si è, per esempio, sdraiati a letto. Boost Clock Rates è un'opzione per potenziare il clock di CPU e GPU del visore per lo streaming o la registrazione. A volte può aiutare se si hanno problemi di prestazioni in questi casi. Copy Screenshot to Desktop permette di salvare sul desktop una copia degli screenshot fatti col visore. Increase Color Vibrance aumenta la vividezza e la saturazione dei colori.
Remove Add Lock Delay rimuove il ritardo dello spostamento del desktop quando lo fissiamo alla rotazione della nostra testa e dopo vediamo anche come si fa. Siamo arrivati quindi alla scheda streaming dove si regolano le opzioni, quelle pesanti, quelle che incidono quindi nei giochi e nelle app VR presenti sul nostro PC. VR Graphics Quality. La qualità visiva dipende sia dalla risoluzione del flusso streaming sia dalla risoluzione di rendering. La risoluzione dello streaming di solito è fissata a circa i 2/3 della risoluzione di rendering. Con ogni impostazione presente qui si modificano entrambe le risoluzioni, vengono correlate. Come si modificano le risoluzioni a seconda dell'opzione grafica impostata, potato, low, medium, eccetera, eccetera, fino a godlike, vi lascio a video uno schema con tutte le risoluzioni che vengono impostate appunto dalle varie opzioni grafiche. E vi ricordo che viene richiesto il riavvio tra una modifica e l'altra, e se volete comunque utilizzare una risoluzione di rendering diversa da quelle impostate dalle opzioni grafiche, potete sempre modificarla in SteamVR, OpenXR Toolkit oppure anche nel gioco se viene permesso. VR Frame Rate blocca il frame rate massimo dei giochi VR alla frequenza selezionata. Viene richiesto anche qui il riavvio del gioco tra una modifica e l'altra. VR Bitrate. Il bitrate video è la quantità di dati video trasferiti in un determinato periodo. Più basso il valore impostato, più compresso apparirà il video. Quindi alzarlo aumenterà la qualità della compressione, ma aumenterà anche la latenza e in alcuni casi potrebbe peggiorare l'esperienza. Il massimo valore impostabile dipende dal codec selezionato nella Streamer App e se è attiva o meno l'opzione Automatically Adjust Bitrate, sempre nella Streamer App come abbiamo visto prima. Sharpening applica un filtro di nitidezza lato visore simile al CAS. È attivo per impostazione predefinita e può essere regolato fino al 100%. È un'impostazione veramente molto utile, soprattutto nei giochi che usano l'anti-aliasing TAA, che come sappiamo ormai storicamente in VR sfoca molto l'immagine. VR Pass-Through mischia i giochi VR con l'ambiente reale, è utilizzabile solo fino a 90 fps ed è configurabile. Pensavo fosse una cosa che tipo mettendo il green screen si poteva vedere l'ambiente reale dove c'era il green screen e l'ambiente virtuale nel resto, invece funziona all'opposto, cioè se selezionate un determinato colore e quando appare quel colore in VR vedrete al di sotto l'ambiente reale, quindi non ho capito sinceramente benissimo a cosa serva sto VR pass-through fatto così, però tant'è che c'è, però secondo me insomma fatto così è abbastanza inutile. Gamma regola semplicemente la luminosità dei giochi VR. Synchronous Space Warp SSV è l'algoritmo di riproiezione usato da Virtual Desktop. Quando si attiva blocca gli FPS del gioco alla metà del refresh rate impostato e il visore crea artificialmente il frame mancante tra i due renderizzati. Attenzione, nel caso di Virtual Desktop è proprio il visore che crea il frame diciamo sintetico, non il PC. Questa cosa viene fatta appunto per mantenere gli FPS alla pari della frequenza di aggiornamento. Può essere disabilitato, impostato su automatico, quindi si attiva solo quando gli FPS scendono sotto la soglia impostata, oppure può essere sempre attivo. L'SSV può aiutare a mantenere la fluidità in certi casi, ma crea ancora parecchi artefatti e anche se è migliorato molto, devo dire, con l'ultimo aggiornamento di Virtual Desktop, e soprattutto però aumenta la latenza. Io comunque consiglio sempre piuttosto di disattivarlo e utilizzare i 72 fps abbassando anche la risoluzione se necessario. Advanced Options. Snapdragon Game Super Resolution fa un upscaling in maniera simile all'FSR o al DLSS, sfruttando però il processore del visore, quindi non impattando sul PC. Consiglio quindi dunque di tenerlo attivo.
Video buffering è una funzione che mette in coda un frame, ma solo nel momento in cui un frame viene eliminato e solo allora quindi aggiungerà latenza. L'impostazione predefinita è attiva e normalmente dovrebbe rimanere attiva. Center to Play Space permette di far funzionare il visore come se avesse un sistema di tracciamento outside in con le basette esterne come il Valve Index per intenderci. Quindi in questo caso lo spazio di gioco ha una direzione dedicata e un centro fisso. Sarà quindi impossibile resettare la posizione, a meno di casi particolari, quindi lasciatelo disattivato. Track Controller attiva il tracciamento o meno dei motion controller del visore. Forward Tracking Data to PC permette di attivare alcune funzioni particolari, come per esempio l'emulazione dei tracker di Vive per il tracciamento di corpo e gambe o l'emulazione dei controller dell'Index. Increase Color Vibrance attiva le impostazioni del colore di Virtual Desktop che aumentano vividezza e saturazione. Disabilitandole si ripristina lo stesso profilo di colore usato da Quest Link. Increase Video Nominal Range aumenta i contrasti, rendendo i colori scuri ancora più scuri e viceversa quelli chiari ancora più chiari. Può essere utile in certi generi, per esempio come gli horror, per cercare insomma di aggirare un po' i limiti dei pannelli LCD. Show Performance Overlay attiva in gioco il grafico delle prestazioni di Virtual Desktop che vediamo più nel dettaglio fra poco. Può essere nascosto senza tornare al menu, semplicemente premendo contemporaneamente i due thumbstick di Motion Controller. Scheda Videos permette di lanciare i video contenuti nelle cartelle condivise selezionate come abbiamo visto prima nella Streamer App. Ora facciamo un breve tutorial sul Performance Overlay. Il Performance Overlay quindi permette di visualizzare in tempo reale in VR molte informazioni interessanti sul funzionamento di Virtual Desktop. È uno strumento fondamentale per capire dove risiedono eventuali problemi di performance che possiamo avere. Molte informazioni come il codec, il frame rate, lo space warp le abbiamo già viste e conosciute in questa guida, quindi non sto qui a ripetere cosa sono. Vi dico solo che se un settaggio appare in giallo vuol dire che non è impostato in maniera ideale, però non è detto che questa cosa qui possa causare problemi. Qui discutiamo quindi in particolare sulle latenze, che sono espresse tutte in millisecondi e che sono divise in game, che è la latenza di rendering del gioco, encoding è la latenza di codifica della scheda video del PC, networking la latenza del collegamento PC-visore. Quindi se avete stuttering, cattive performance e pensate che ciò sia causato da una cattiva configurazione del collegamento PC-visore tramite router, è proprio questo valore qui della latenza networking che dovete vedere. Decoding invece è la latenza di decodifica del visore. Tutte queste latenze andranno a comporre la latency totale che si può vedere nella prima colonna, ma questa latenza non è la somma matematica delle latenze parziali perché alcuni processi possono avvenire in parallelo. Una latenza totale pari o inferiore a 60 millisecondi è considerata normale in Virtual Desktop e non è avvertibile in maniera apprezzabile. Chiaramente più bassa la latenza, meglio è, però dipende molto anche dal gioco e anche dalla vostra sensibilità. Per abbassare la latenza occorre scegliere un codec meno complesso come l'H264, abbassare la qualità grafica e il bitrate. Chiaramente tutto questo dando per scontato le regole basilari. Cioè, per esempio, il router che deve essere collegato al PC via cavo e nella stessa stanza di utilizzo del visore, e un frame rate del gioco quanto più alto e costante possibile. Quindi, ragazzi, in soldoni, se avete la latenza del networking compresa tra i 5 e i 10 millisecondi, il problema non è assolutamente nel vostro router, non andate a spendere 200-300 € di router per migliorare la latenza. Ma l'unica cosa per abbassarla quindi è diminuire la risoluzione, aumentare il frame rate e di conseguenza diminuire i dettagli in gioco se quel frame rate non viene raggiunto e usare un codec più leggero e al limite anche abbassare un po' il bitrate.
Andiamo ora a vedere dei settaggi così nascosti in due sottomenu che appariranno sopra e sotto il vostro desktop virtuale. Andiamo a vedere il primo che si attiva semplicemente passando il cursore sopra il desktop, eccolo qui vedete, e permette di attivare alcune opzioni. Andiamole a vedere. La prima è Ad Lock, ovviamente tutte le opzioni si attivano premendo il grilletto qua frontale, ok, quindi andiamo a vedere Ad Lock cosa fa. Praticamente fissa lo schermo virtuale alla rotazione, vedete, della nostra testa, però lo fa con un certo ritardo. Quindi se noi andiamo ad attivare invece nelle impostazioni questo Remove Ad Lock Delay, ok, vedete che adesso lo schermo si muove esattamente pari pari alla rotazione della nostra testa, quindi andiamo invece a disattivarlo, ok, e disattiviamo anche l'head lock. Ok, andiamo a vedere la seconda opzione, che è una trasparenza che rende semi-trasparente, insomma, il desktop non è che serva tanto. Ok, reset view, praticamente premendo questo pulsante, ok, possiamo decidere dove posizionare il nostro desktop. Vedete, adesso è ancora alloccato alla rotazione della nostra testa. Decidiamo per esempio di posizionarlo qui, ok, premendo ancora il grilletto si riposiziona. In ogni caso, per spostare anche lo schermo virtuale così a mano, è possibile tenendo premuto il grip qui sempre del controller mentre si punta al desktop. Teniamo premuto il grip, vedete, io me lo posso spostare, ruotare, ok, un po' dove voglio, ok. Lo metto qua a caso in questa posizione qui e comunque per ricentrarlo si può sempre premere, in questo caso per quanto riguarda il Quest, il pulsante questo di ricentraggio di Meta col logo Meta, che si trova sul controller di destra, ok, tenendolo premuto, ok, facciamo un reset, ok, e il desktop ci riapparirà ancora sempre davanti a noi. Questa opzione AI, ok, come dice il nome, regola l'altezza del desktop virtuale. Vedete, lo possiamo spostare più in alto, più in basso, muovendo semplicemente il motion controller. Ripremendo il grilletto, lo fissiamo. Ok, distance. Ok, questa opzione cosa fa? Praticamente ruotando il motion controller in questa maniera qua, permette di aumentare o ridurre i pollici del nostro schermo virtuale. Adesso dal video non si capirà molto, però per esempio adesso in questo momento sto guardando un monitor che è grande poco più di un tablet, e se io ruoto invece il controller posso creare un monitor che è 80 pollici, 100 pollici, insomma un qualcosa di enorme. Quindi, ok, semplicemente ruotando il controller. Poi questa opzione qua è la curvatura, sempre ruotando, vedete, il controller, ok, praticamente potremmo aggiungere una curvatura al nostro desktop, ok, adesso facciamolo piatto, eccolo qui. L'ultima opzione è size, che consente, sempre ruotando il controller, vedete, di ingrandire tantissimo lo schermo oppure di rimpicciolirlo. In realtà in VR sembrerà più che come se lo allontanassimo o lo avvicinassimo, insomma, ai nostri occhi, più che ingrandirlo o diminuirlo, che è più questa opzione distance, che sembrano un po' che siano, insomma, invertite le due impostazioni, però comunque combinandole, ok, insomma, otterrete l'effetto di avere un monitor, insomma, delle dimensioni che volete e alla distanza che volete. Adesso, come vedete, ho cambiato ambiente, sono in una sorta di saletta cinema privata. Perché voglio mostrarvi l'altro menu, che è dedicato principalmente alla visione di film, soprattutto alla visione di film e video in 3D. Si attiva premendo il grilletto sempre del controller quando non lo si punta sullo schermo, lo puntiamo per esempio più verso il basso, ecco qui, e appare qui sotto questo menu. Ok, le prime quattro opzioni sono proprio dedicate alla visione di film, video in 3D,
In base al formato del vostro video che volete vedervi in 3D, potete scegliere fra ALF SBS, Full SBS, Overunder, Anaglyph, eccetera. Con questa opzione qui, invece, se vi trovate in una sala cinema come questa, potete decidere di cambiare posizione. Ok, vedete, se io adesso lo premo, mi trovo su una poltroncina della fila più indietro. Ok, lo cambio ancora, mi ritrovo più a destra e poi lo clicco ancora e mi ritrovo dove prima. Purtroppo non è possibile, come in big screen, per chi ha mai utilizzato big screen, scegliere proprio il posto, okay, dove ci si vuole sedere. Ci sono solamente appunto dei posti già preimpostati dallo sviluppatore, però insomma, piuttosto di niente, meglio piuttosto così, come si dice. Questa opzione qui, switch monitor, adesso io ce l'ho in grigetto perché ho un solo monitor, però se avessi più monitor potrei switchare da un monitor all'altro premendo appunto questo tastino qui. Poi abbiamo keyboard, che come dice il nome permette di attivare la tastiera, e poi ultima opzione è il pulsante menu, che permette semplicemente di attivare il menu anche da qui, senza doverlo fare premendo insomma il pulsante menu del controller, come si fa di solito. Bene ragazzi, queste erano tutte le impostazioni presenti in Virtual Desktop spiegate nel dettaglio. Credo che su YouTube e neanche sugli YouTube esteri non ci sia una guida su Virtual Desktop così dettagliata, quindi ovviamente fatemi sapere tutti i vostri dubbi, tutte le vostre altre eventuali richieste, tutti i messaggi che volete lasciarmi, insomma, scrivete come al solito qui sotto nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non lo siete ancora, perché ovviamente anche questa guida ha richiesto veramente tantissimo tempo per essere scritta, per essere registrata, per essere montata in questo modo che avete visto, e spero che possa veramente esservi utile per utilizzare al meglio questa applicazione fantastica che è Virtual Desktop e che è secondo me l'applicazione migliore per sfruttare al massimo il vostro visore in wireless. In descrizione poi, come vi ho detto, trovate il 25% di sconto se volete acquistare Virtual Desktop per i visori Meta. Trovate il solito link referral, che se lo utilizzate al momento dell'attivazione di un nuovo visore Meta vi permette di ricevere del credito nello store, credito più che sufficiente per acquistare Virtual Desktop. Poi trovate tutti i link referral comunque per acquistare tutti i giochi che ho in libreria, Oculus PC e Meta Quest, con il 25% di sconto. Trovate poi tutti i link referral di Amazon per acquistare visori, router, i router consigliati per essere utilizzati con Virtual Desktop. Li trovate sempre qui in descrizione con il link Amazon. Vi ricordo che i link Amazon, link referral, non vi fanno spendere niente di più a voi, ma Amazon mi riconosce una piccolissima percentuale che mi è utilissima per proporvi sempre contenuti nuovi, contenuti interessanti, contenuti utili come questa guida. Quindi ragazzi, questo è veramente tutto dal vostro Alessio, Back to VR, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!